Ciao Volpi, benvenuti in questo nuovissimo video, altra reaction, altro video a cui reagire, ovviamente sempre del buon Tiger. Come sempre ragazzi, trovate i suoi canali, i suoi video nella descrizione di che cosa si parla oggi. Innanzitutto, oggi è 23 e quindi io sarò al Games Week. Se ci siete, mi raccomando, venite, Padiglione 15, stand nuovo esports, targato Insane. Mi raccomando, venite, sarò insieme a tanti altri YouTubers, ci sarà anche mio cugino, Kiron, ci saranno i miei amici, quindi mi raccomando, venite. Oggi andremo a reagire ad un video che voi il titolo e la copertina che avete visto sicuramente saranno diversi da quelli che ha messo Tiger. Direte voi perché? Perché questo titolo, questo video ha come titolo È deceduta. Stop. Non c'è niente di più, niente di meno. Non sappiamo il perché, il per come, quando. Non sappiamo niente. L'unica cosa che sappiamo è che la persona nella copertina, in questo caso quella che vedete qua sotto praticamente, è una ragazza che purtroppo non c'è più. Quindi ancora una volta saremo gli Elisa True Crime per i poveri o, se vogliamo essere educati, Family Friendly. Quindi andiamo subito a reagire a questo video. Come sempre io andrò a mettere il like sulla fiducia. Vi invito ovviamente come sempre ragazzi ad iscrivervi al canale di Tiger, mi raccomando, per supportare. Perché altrimenti ste reaction col cavolo che le potremmo fare. Andiamo a vedere subito questo video. Vediamo che cosa succede. Vai. L'incredibile storia della regina della droga. Eccoci qua, già finisce malissimo questa roba se si parla di questo. C'è un influencer che era anche la regina della droga. 2 secondi e sto video già è un casino, Era un'influencer molto seguita di 24 anni che pubblicava tutorial di bellezza e quindi era una make-up, una content creator del make-up, una video TikToker. dove ballava. All'esterno i video di Sabrina mostravano la vita di una giovane donna. Boia, ma che unghie aveva? Sembrano le baddie quelle di Roblox, raga. Madonna. Ma con delle unghie del genere, se per sbaglio dai uno schiaffo a qualcuno, ti trancia la faccia, te la fa cadere. Di una giovane donna attraente che amava ballare e viveva uno stile di vita lussuoso. Ok, quindi piena di soldi. Ma ciò che i suoi follower non sapevano era che Sabrina era la leader di una banda di Cioè, quindi mi stai dicendo che lei praticamente dai suoi video, dalle sue storie di Instagram, dava a vedere che faceva la vita lussuosa e la gente pensava che si comprava tutta sta roba grazie ai trucchi e invece in realtà praticamente non era altro che una specie di professore della casa di carta. che terrorizzava questa città in Cile. Ah, cioè quindi praticamente mentre lei faceva i balletti e si truccava su TikTok, insomma. I residenti della città vivevano nella paura perché Ci credo. c'era la banda di Sabrina e le bande rivali, ma non Boia. denunciarono nulla alla polizia. Ma come no, scusami. Vabbè che tanto ragazzi, raga, io ho visto un sacco di video di Progetto Happiness soprattutto. Vi consiglio di andarveli a guardare se vi piacciono tutte queste situazioni in cui ci sono queste città, no, un po' strane. In quei posti, soprattutto del Sud America, si vive in un'omertà, ragazzi, clamorosa. Cosa vuol dire omertà? Per chi magari è più piccolino e non capisce, omertà è quando praticamente tu vedi una persona che è ad un'altra persona, ti viene la polizia a casa e dice: signora, lei ha visto niente? No, no, io non so niente, io stavo dormendo, non c'ero, io non ho visto nulla. Quello vuol dire omertà. Lo si fa per quale motivo? Per paura che poi chi ha fatto quella roba se la viene a prendere pure con te perché per colpa tua viene beccato. E quindi in queste città si vive praticamente nel terrore assoluto perché ovviamente ragazzi io non accetto, cioè l'omertà è sbagliata, però mi metto anche nei panni di chi ha magari i bambini piccoli, la famiglia. Insomma. A causa delle minacce ricevute da Sabrina e Esatto, cioè se ti minacciano, insomma. la sua banda. Ma un giorno le cose cambiarono. La polizia cilena creò questo sito web dove Greve. le persone potevano segnalare i crimini. Boia, in modo anonimo. E lì sono cavoli, eh. E lì non li possono più rintracciare, In alla modo fine. anonimo. Questo sito ricevette così tante segnalazioni su Sabrina E ci che credo. la ragazza divenne una delle più ricercate dalla divisione antidroga. Beh, se voleva fare l'influencer, sicuramente almeno l'obiettivo di essere famosa l'ha raggiunto. Poi per quale motivo? Un altro discorso, però sicuramente non si può dire che non la cercavano, questo è sicuro. Così la polizia si organizzò e fece incursione in tutte le Boia. proprietà affiliate con Sabrina. Entrano in questo appartamento, ma non la trovano. Entrano Ci in credo. quest'altro Chissà appartamento, se è live su TikTok mentre l'han ma beccata. ancora nulla. La polizia va avanti e perquisisce più di 12 case. C'aveva 12 case.
Boia. Quando finalmente riescono a trovarla. Greve. Sabrina è dentro questo appartamento. Ok. La polizia circonda il posto e rompe con una squadra SWAT. Cioè, praticamente ai livelli di GTA, ragazzi, avete presente quando c'avete tipo 5 stelle di ricercato che arrivano con gli elicotteri, i militari, quella roba lì, con i carri armati ci sono andate praticamente a casa di questa. Immaginatevi che bordello. Chissà cosa stava facendo lei, sono curioso, perché una persona del genere secondo me pensa di essere tipo invincibile, no? Tipo quelle persone che si credono Dio sceso in terra, non so se si siete d'accordo con me, però secondo me tipo lei era tranquilla, che si stava facendo i suoi video nel chill, stava ballando su TikTok. Sabrina si impanica e cerca un modo per scappare. Boia, quindi aveva capito che... Quando gli viene in mente un'idea geniale. Cioè? Lei e suo fratello si lanciano fuori dalla finestra del... Non ci credo, c'è il video? Il terzo piano e cadono nella tettoia di sotto, riuscendo a scappare con successo. Non ci credo. Però il titolo che avevo dimenticato, vi dico la verità, avevo dimenticato il titolo di questo video, mi fa pensare ad una sola cosa. Non vorrei spoilerare, ma sono quasi sicuro che sia così, perché lì, come è vero che la gente è omertosa, ci sono 7 miliardi di crimini al giorno, ragazzi, la polizia lì, quella che non si fa corrompere, perché non so se avete visto qualche serie TV, qualche video, film, lì la polizia si fa corrompere, è un bordello. Quella seria, la polizia seria, non scherza. E se tu sei un criminale e scappi, i tuoi genitori devono iniziare a pregare il Padre Nostro e Ave Maria, perché lì, ragazzi, la polizia c'ha molto poco da perdere. E se tu non obbedisci, quindi secondo me scappando magari no, eh. Niente, scherzavo, l'ha beccata. Si riesce a catturarli poco dopo. La cosa boia. Andano a 3 anni di prigione, ma... Solo 3 anni? Vabbè, diciamo che... Allora, wait. Diciamo che rispetto agli altri video che abbiamo visto in precedenza, forse lei è quella che ha fatto cose meno gravi, nonostante si sta parlando di robe veramente pesanti. Almeno lei non si è mangiata qualcuno. E chi ha visto lo scorso video può capire quello che sto dicendo. Se non l'avete visto, lo trovate nell'info box, quindi recuperatevelo a vostra descrizione, a rischio e pericolo. Qui che questa storia diventa ancora più assurda. Cioè? Rimane in prigione per nemmeno 3 mesi. Ah. Comincia già a postare su TikTok. Che è praticamente come se nulla... Cioè? Se la sua cella è quello dietro di lei, il suo letto a castello. Cioè, scusami un attimo, com'è questa è la sua cella? Cioè, questa era in carcere col telefono e faceva i TikTok, aveva pure internet. Ma che vuol dire? Mentre in prigione incontra questa donna, Antonella, la sua compagna. Ma cosa gli stava dando? Il fruttolo? Sì, è il fruttolo, credo. Forse qualche strana che non conosco, però. La sua compagna di cella. Ok. Che era stata condannata a 15 anni di prigione se... Per quale motivo? E perché a lei 15 anni e a lei solo 3, visto che era il capo di tutto, scusami? Per i capi non dovrebbe esserci... Anche per crimini legati alla droga. Antonella e Sabrina hanno così tanto in comune che... Ci cre... Come per innamorarsi? Finiscono per innamorarsi. Ma... Come finiscono per innamorarsi? Cioè, scusami, un attimo, Tiger, io ti voglio bene, no? Lo sai, io ti voglio bene. Però devi darmi un attimo di tregua. Cioè, tu mi racconti la storia di... Cioè, mi metti il titolo con è deceduta. Mi spieghi la storia di sta tipa TikToker che si scopre solo dopo essere una specie di capa mondiale, per poi finire in galera per soli 3 anni e si innamora della sua compagna di cella? Ma poi in comune cos'è che ci avevano? Oltre a vendere, cosa possono avere in comune queste persone? No, chiedo, chiedo. Cioè, perché se questa qua riesce ad innamorarsi mentre sta passando la cosa peggiore della sua vita, allora ditemelo che c'è un complotto contro di me, che nessuno mi vuole a me di sto mondo. Cioè, questo è andato in carcere ed è riuscito a trovare l'amore della sua vita. E allora ditemelo, ragazzi, che c'è un complotto contro di me. Cioè, che io non trovo mai nessuno, zio Pera. Ma dopo meno di un anno di prigione, Sabrina viene rilasciata in anticipo. Ok. E torna a fare i suoi soliti TikTok. Quindi come se nulla fosse, così nel chill, TikTok, arrivederci. Bella così. Insomma, fortunata questa Sabrina comunque. Complimenti, io non so che cosa dire. Cioè, da beauty influencer. Beauty influencer. Passano 6 mesi e il 24 ottobre 2023 Sabrina carica questo video dove sponsorizza dei prodotti di bellezza. Cioè? Ignara del fatto che questo sarebbe stato il suo ultimo TikTok. Oddio, ma veramente? È vero, perché ancora dobbiamo capire il motivo per cui... Allora, proviamo a fare questa cosa prima che continuiamo con il video. Facciamo questo gioco nei commenti. Una scommessa. Secondo voi, chi è stato? Io vi dico la mia. Ci sarà il plot twist più clamoroso della storia e si scopre che è stata la tizia di cui si era innamorata. Non magari lei direttamente, perché se quella aveva 15 anni di prigione, fisicamente non poteva essere lì, quindi impossibile. Però secondo me lei ha mandato qualcuno. Io ve la butto lì. Voi scrivetemi la vostra opinione nei commenti. Ditemi, però non dovete skippare il video, perché altrimenti arrestano pure a voi. Dovete scrivere nei commenti, secondo voi, chi è stato a fare quello che è successo. Vediamo. Qualche ora dopo di quello stesso giorno lascia casa sua e sale.
Ok. Macchina per andare a farsi le unghie. Qui possiamo vedere la sua auto avanzare. Ok. A un certo punto si ferma e... Perché? Due uomini mascherati spuntano da destra e si avvicinano minacciosi alla sua auto. Poi prendono Sabrina, la fanno uscire dal veicolo e le... Greve, greve. Sabrina ora è a terra in questo esatto punto. E beh, ci credo, sì. In mezzo alla strada, ma è... ancora viva. Cerca di alzarsi, ma non fa in tempo a reagire che... Che ritornano. Quest'uomo scende dalla macchina e le... Sei colpi! È molto probabile che Sabrina sia stata vittima di un regolamento di conti da parte... di una banda rivale. Greve, però. Però non ti è saputo chi è stato alla fine. Zio Pera, che bordello. Comunque, beh, sì, come dicono nei commenti, sicuramente il karma punisce sempre. E soprattutto, sì, è brutto da dire che se l'è cercata, ma sì, effettivamente, ragazzi, se fai questa vita, per quanto possa sembrare, no, dall'esterno una vita incredibile, piena di soldi e lusso, non riparare. Paga mai nulla, perché ragazzi, a fare cose brutte non ci si guadagna assolutamente niente, non ha senso. Cioè, io ragazzi davvero ogni tanto mi scrivono tante persone anche in privato che magari vivono cose un po' strane in famiglia, così. Raga, evitate sempre, io vi parlo io per esperienza, perché io ho avuto la possibilità di prendere strade terribili nella mia vita, perché io vivevo giù al sud di Sicilia, e non voglio fare ora quello che vive di pregiudizi, ma ho raccontato spesso queste cose in live. Diciamo che se non avessi fatto YouTube nella mia vita, non dico che avrei fatto il criminale, perché non voglio fare il rondo da Sosa o lo sciva della situazione, però diciamo che molti amici che io avevo giù, anche di scuola, che sognavano di fare cose belle, sono finiti a fare robe molto brutte, e non ve ne posso parlare in un video, ma sicuramente chi è un minimo sveglio capisce già, ed è terribile, perché queste strade, se vogliamo poi anche, no, lasciare un bel messaggio per salutarci, queste strade sono così facili da percorrere, cioè è semplice quasi, no, entrare a far parte di queste organizzazioni, di mettersi in mezzo a queste cose. Però ragazzi, vi giuro e vi assicuro che è quasi impossibile uscirne, e se ne esce in due modi soli: o con la galera oppure come questa tizia qua. Quindi fate i bravi, mi raccomando sempre, state attenti a chi frequentate. Se i vostri genitori vi dicono che è meglio non frequentare certe persone perché magari non hanno una bella famiglia, così, non vi dico ascoltateli sempre, perché so che magari voi avete il ragionamento del ma lui non c'entra niente. Raga, cercate di rigare dritto, fate i bravi, perché poi a finire nei casini ci mettete veramente nulla. Vi mando un bacio, ci vediamo al Games Week per chi verrà, alla prossima, cioè domani, ciao.